Buongiorno a tutti, stamattina ho portato le bimbe a scuola e tornando mi sono fermata da Poundland a comprare delle cose. Io sono un disastro, ogni volta che trovo un negozietto che mi piace, poi mi fermo e spendo soldi. Cioè, avevo detto che avevo finito tutti i regali e invece ho trovato altre cose carine. Quindi, vediamo che cosa ho preso. Queste bustine in cui andrò a mettere i regali per le bimbe. Questo più grande ovviamente è per il più grande e quello più piccolo è per il regalo più piccolo, perché ci sono anche queste due che comunque non voglio tenere fuori, non sapevo come incartarle e allora ho preso direttamente la bustina e metto tutto nella bustina. Poi ho preso queste etichette per attaccarle ai regali e per scrivere i nomi e adesso andremo a fare anche questo. E poi ho preso questo portafotografie che è per un'altra amica che verrà domani sera, quindi volevo fare un pensierino anche per lei.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Eccomi nella mia postazione natalizia, ho acceso anche le lucine dell'albero. Ragazzi, mancano 7 giorni a Natale e è arrivato il momento di consigliarvi dei film da vedere. Dei film prettamente natalizi che si devono guardare proprio in questo periodo. Io ho una bella lista sia di film che sono su Netflix, sia di film da guardare al di fuori di Netflix, perché capisco che magari non tutti hanno Netflix e quindi questo è un consiglio per tutti. Alcuni film li ho visti, quindi posso dirvi se ne vale la pena oppure no, e invece altri magari li ho trovati sul web oppure mi sono usciti tra i suggerimenti di Netflix, però ancora non li ho guardati, ma voglio consigliarveli lo stesso perché erano consigliati e quindi ve li consiglio. Quindi iniziamo con quelli che sono su Netflix, io ho l'iPad con la lista. Il primo che vi consiglio assolutamente, che ho guardato, è Qualcuno salvi il Natale. Se non sbaglio è uscito l'anno scorso e io l'ho guardato l'anno scorso. È bellissimo, è per famiglie, per bambini, lo potete guardare insieme, è veramente fantastico. Ovviamente tutti questi film sono un po' scontati, un po' classici, diciamo i classici film di Natale, però ne vale la pena, sono carini, dai. Andiamo avanti poi con Il calendario di Natale, anche questo è molto leggero, anche questo è uscito l'anno scorso se non sbaglio, è leggero, è simpatico, si può guardare in famiglia con tutti e ve lo consiglio. Poi abbiamo Un cavaliere per Natale, questo è uscito quest'anno e io l'ho visto qualche giorno fa, qualche sera fa. Parla praticamente di un cavaliere appunto che si ritrova catapultato nel 2019 e ha una missione da portare a termine, molto bello. Abbiamo poi Natale a Angel Falls, anche questo è uscito quest'anno e ho guardato anche questo ed è molto carino, parla di un angelo che ha una missione natalizia e quindi si trova appunto anche lei nel mondo reale per portare a termine questa missione. Più o meno il succo è sempre quello, però sono belli da guardare per passare una serata in relax. Un safari per Natale è nuovo, è di quest'anno ed è un Natale un po' diverso perché non è il Natale classico con l'inverno e il freddo, ma è festeggiare il Natale durante un safari, quindi appunto con gli elefanti, con il caldo, molto carino. Klaus, i segreti del Natale è un cartone, è uscito quest'anno e l'ho visto l'altro ieri. Ed è molto carino, è un racconto di come è nato Babbo Natale, insomma diciamo che sì, racconta un po' la storia della nascita di Babbo Natale. Poi abbiamo Polar Express, e ragazzi non l'ho visto, sono una pessima persona, lo so, Polar Express è famosissimo ma io non l'ho ancora visto, lo guarderò sicuramente quest'anno perché è in lista e io quest'anno ho deciso che devo guardare tutti i film di Natale che ho nella mia lista, sia film che serie TV, tutto, devo finire tutto. Poi abbiamo Il Grinch e l'ho visto per la prima volta l'anno scorso, anche questo è famosissimo e mi sono rivista tantissimo nel Grinch, io sono un piccolo Grinch in realtà. I'll Be Home for Christmas, anche questo è dell'anno scorso, parla di una famiglia che si ritrova per Natale, per passare il Natale insieme. Un principe per Natale, un principe per Natale matrimonio reale e aggiungo anche un principe per Natale Royal Baby, sono 3 film da guardare assolutamente. Un principe per Natale e il 2, quindi un principe per Natale matrimonio reale sono dell'anno scorso, forse un principe per Natale è dell'anno prima ancora, non lo so, e quest'anno è uscito un principe per Natale Royal Baby. Fantastico ragazzi, guardatelo, è la classica storia del principe che incontra la ragazza di città, si innamorano e quindi lei deve affrontare tutta la vita reale da principessa, veramente molto molto carini. Tre giorni di Natale è una miniserie, non è un film, ma sono 3 film, è di quest'anno e anche questo parla di una famiglia che si riunisce per Natale e si scoprono dei segreti di famiglia. Io vedo che sono molto illuminata, scusatemi, spero che mi vediate bene e che vi piaccia questa illuminazione sulla mia faccia. Poi abbiamo ancora Let It Snow e questo è di quest'anno e c'è l'attrice che ha fatto Sabrina, le avventure di Sabrina, la serie. Natale con vista è dell'anno scorso, l'ho guardato ed è bello anche questo, molto simpatico. Lo spirito del Natale dell'anno scorso l'ho guardato, mi è piaciuto tantissimo, è fantastico, ma non vi dico niente perché è troppo bello, lo dovete guardare. E poi per finire abbiamo La cena di Natale che non ho guardato. Quindi questi diciamo che sono i consigli dei film natalizi che ci sono su Netflix, ma ne sono usciti altri e ne stanno ancora uscendo altri,
Quindi magari se avete visto qualche altro film che pensate possa piacermi oppure pensate possa piacere a chi sta guardando questo video, lasciatelo nei commenti, scrivete il titolo del film così poi lo andrò a guardare anch'io. E se avete visto uno di questi film fatemi sapere che cosa ne pensate. Ma adesso passiamo ai film che sono al di fuori di Netflix. Molti di questi film li fanno anche vedere in TV proprio in questi giorni, sono classici ragazzi, sono proprio i film di Natale. E iniziamo appunto con Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Questo se non l'avete visto almeno una volta nella vita, guardatelo, cioè non è possibile non aver visto questi due film. Poi abbiamo ancora Una poltrona per due, Gremlins, SOS Fantasmi e The Nightmare Before Christmas, e quest'ultimo appunto, The Nightmare Before Christmas, l'ho visto quest'anno. Poi ancora abbiamo Elf, A Christmas Carol, Le 5 leggende, Un biglietto in due, Fuga dal Natale, Miracolo nella 34esima strada, e questo l'ho visto in TV perché comunque anche questo è un classico di Natale che fanno anche spesso in TV. L'amore non va in vacanza, non mi ricordo se l'ho visto oppure no. Il titolo mi dice qualcosa, quindi probabilmente sì. Un amore sotto l'albero, Conciati per le feste, Love Actually, e questo l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo, It's Christmas, The Family Man e Jack Frost. Quindi questi sono tutti i film che vi consiglio. Comunque in descrizione vi lascio tutti i titoli così poi potete andare a rileggerli. E come vi dicevo prima, fatemi sapere se qualcuno l'avete guardato, che cosa ne pensate, e se avete altri da consigliarmi, fate pure. Sono andata a prendere le bambine a scuola, poi siamo tornate a casa, abbiamo passato il pomeriggio insieme e abbiamo anche cenato insieme perché i genitori erano fuori. E adesso, siccome il mio Netflix è impazzito, posso guardare i nuovi episodi di The Good Place in inglese, ma almeno ci sono i sottotitoli in italiano. A domani!